Ciao a tutti! Vi starete chiedendo il perché di questo titolo ad effetto. Avevamo annunciato di parlare della storia delle erbe e quindi che c'entra il coronavirus? Lo scopriremo tra poco. Benvenuti sul canale Erbe del Benessere. Siamo da molto tempo così avvezzi alle medicine che se viene proposta un'alternativa che in realtà nel passato era una prerogativa, si viene etichettati in svariati modi, a meno che non siano i grandi nomi a pubblicizzarne la cosa, passando però per la moda bio e naturale del momento. Chissà quanti di noi sanno realmente cosa sta alla base delle pastiglie che le case farmaceutiche ci consigliano di assumere attraverso le loro pubblicità. Il problema della società moderna, tanto globalizzata quanto ignorante, è dare per vero tutto ciò che ha fondamento nella legittimità imprescindibile del nulla. Leggere, studiare, ricercare, non si ha certo tempo, ovvio. Siamo quelli del problema soluzione take away, senza preoccuparci di cosa ingeriamo, di cosa ci propinano e soprattutto del perché lo facciano. Ora facciamo un rewind. Sulle date relative all'inizio dell'utilizzo delle piante come rimedi curativi, molti studiosi sono discordanti. Alcuni posizionano la linea temporale sulla tacca dei 10.000 anni fa, per altri tra i 5.000 e gli 8.000 anni fa. Abbiamo già menzionato nel video di apertura del canale l'imperatore Chen Nong, fondatore della medicina cinese, che sperimentò su di sé centinaia di rimedi prima di trascriverli nel Penzao. Seguì poi all'imperatore un libro di 52 volumi custoditi in un erbario scritto da Li Xin Chen. Possiamo fare un salto anche tra gli antichi sumeri, utilizzatori ad esempio del cumino dei prati e del timo come piante curative. Nella Bibbia si citano l'anice e ancora il cumino, di quest'ultimo ritenuto così prezioso come medicamento da usarlo come moneta di scambio per pagare i propri debiti. Nell'ottavo secolo a.C., un medico indiano di nome Charaka realizzò un testo fondamentale dell'Ayurveda, ancora oggi ritenuto il sistema medico naturale più antico. Menzioniamo Susruta, che nel trattato Susruta Shamita spiega le proprietà medicinali delle piante in campo chirurgico. Troviamo poi il monaco buddista Nagarjuna che, studiando la preparazione di farmaci minerali considerati tossici, li trasformò in efficaci rimedi. Persino gli aztechi conoscevano le proprietà medicinali di qualche migliaio di piante. Sicuramente la storia ci dà modo di conoscere questi e altri personaggi divenuti storici e balzati agli onori per ciò che ci hanno tramandato e li conosceremo strada facendo. Ora fermiamoci un attimo a riflettere. In tempi passati la quantità di popolazione non era sicuramente sui numeri odierni. Non vi era la necessità di coprire grosse richieste da parte della popolazione. E con grosse parliamo di miliardi. Pensate che in farmaci gli italiani spendono annualmente una cosa come 29,8 miliardi di euro. È un rapporto che potete trovare tranquillamente sulle pagine dell'AIFA. Ora, il termine medicamento deriva dal latino medicamentum, derivato da medicari, che significa curare. Cosa c'entra con queste informazioni il coronavirus? Sicuramente in questo periodo ne hanno anche abusato TV, giornali, talk show e avrete forse scorto un paio di articoli relativi alle possibili cure naturali al coronavirus. Lasceremo per questo il link in info box dell'articolo della Repubblica. Ora, noi non siamo qui a dire che le erbe siano la cura e tantomeno la terapia specifica per curare il coronavirus. Piuttosto, vogliamo, grazie proprio all'immenso bacino di conoscenza tramandatoci, informare che grazie a ciò possiamo proteggerci, aumentando in maniera del tutto sana le nostre difese immunitarie, preparare i nostri organi al possibile impatto, potendo far sì che l'iceberg non affondi la nave. Possiamo proteggerci e stimolare l'apparato respiratorio, fare esercizi per rafforzare i polmoni, usare i benefici immunostimolanti. Per la medicina cinese si tratta di una formulazione di tre piante specifiche, la scutellaria, la forsizia e un altro componente che hanno già tramutato in un rimedio medico da assumere sia sotto forma di liquido che in pastiglie. Se volete cercare vi sono specifici video in lingua inglese molto accurati sulla TMC.
Suor Ildegarda, come Plinio e tanti altri, avevano appreso come sfruttare le dosi benefiche delle erbe, e non parliamo di rimedi antichi per popoli antichi, altrimenti avremo solo libri di erbe fantastici che ci narrerebbero come in fiabe quanto nel passato stessero bene grazie ai fiori colti nei campi. Invece queste erbe, se sono sopravvissute ai giorni nostri, se resistono all'inquinamento, all'avanzamento del cemento, una ragione vitale che le guida e le sostiene in questa battaglia c'è. Ed è nostro dovere, come diceva Goethe, far sì di continuare a dare alla pianta la possibilità di vivere donandoci quello per cui è nata. Quindi vi starete chiedendo quali siano queste erbe. Ve le diciamo ora. La menta agisce da antinfiammatorio delle vie respiratorie. Il timo è un fluidificante ed un espettorante. L'eucalipto aiuta ad espellere le sostanze nocive, i germi, attraverso il muco. La lavanda libera i polmoni dalle sostanze accumulate con la respirazione. La tossillaggine è un rimedio naturale per liberare i polmoni anche contro asma e bronchiti. L'origano, includiamo le erbe di San Giovanni, per l'azione balsamica che hanno. Queste erbe si assumono tramite tisane, o infusi o decotti, e come sempre basterà accedere al sito www.erbedelbenessere.com e il link sarà in descrizione. Ora passiamo alle erbe immunostimolanti, cioè che stimolano e rafforzano le difese immunitarie, aiutando così a combattere le infezioni. Abbiamo già visto e conosciuto la curcuma. Il Golden Milk è uno tra i rimedi per rinforzare le proprie difese immunitarie. La ricetta, come sempre, la trovate sul sito. L'echinacea, che stimola la produzione di quelle cellule adibite a mangiare gli agenti estranei dannosi come funghi, batteri e molto altro. L'uncaria, o anche detta unghia di gatto, della quale si usano le foglie in infusione o la corteccia per i decotti. L'astragalo, utilizzato nella medicina tradizionale cinese, e l'eleuterococco, che però va utilizzato con cautela in persone soprattutto soggette a gravi ipertensione. La rosa canina e la cerola, ricche di vitamina C, e appunto la curcuma, reperibile molto facilmente. Citiamo inoltre anche l'aloe vera, ricchissima di vitamine, come la vitamina A, B1, B2, B3, B6, B12, C ed E, e ovviamente non possiamo dimenticarci la propoli. Ricordatevi che l'erborista è una figura fondamentale, consiglia e sa esattamente indirizzarvi ai giusti rimedi rispettando il vostro organismo. Non raccontiamo la storia perché sia presa come una narrazione, divulghiamo per dar modo di accrescere la conoscenza e la coscienza legata all'essere. Gli antichi spesso hanno dovuto combattere per difendere determinate informazioni, nascondendole e rischiando anche la propria vita, pur di far sì che un domani tutto questo sapere arrivasse a noi. Molto di ciò è stato nascosto all'informazione di massa, ma se si vuole e si cercano le cose, si possono trovare. La Naturalis Historia, composta da 37 libri, parliamo quindi di un'enciclopedia, fu scritta da Plinio e si trovano descritte le virtù delle piante con il loro metodo di somministrazione. Ritroviamo Ippocrate di Cos, il padre della medicina. Nella Grecia antica classificò una cosa come 400 specie di piante officinali in base alla loro azione, e non sono piante lontane da noi e dalle nostre abitudini, perché parliamo del basilico, anche della ruta, della menta e della salvia. Pose così le basi della moderna omeopatia. Di Dioscoride, il primo secolo avanti Cristo, ricordiamo il trattato De Materia Medica ed incontreremo molti altri in questi excursus nella storia. In fin dei conti, il nostro organismo vive sano in base al fatto di mantenere un equilibrio costante. Lo stress, gli agenti inquinanti dei quali nemmeno ci accorgiamo, ci attaccano silenziosamente giorno dopo giorno. L'alimentazione è un fattore assolutamente importante.
siamo quel che mangiamo. Non è una citazione fatta a caso dal filosofo tedesco Ludwig Feuerbach. Nel 1850 recensì uno scritto di Jacob Moleskut chiamato Dell'alimentazione trattato popolare. Ribadiamo quindi che mens sana in corpore sano è assolutamente importantissimo e fondamentale. Il prendersi cura di sé non deve essere di moda, deve essere una prerogativa per se stessi e per gli altri. Trasmettere serenità e vitalità attraverso un corpo e una mente sana che fa vedere di voi un'immagine assolutamente positiva. Il primo incontro sulla via delle erbe si conclude qui. Speriamo che le informazioni vi siano state utili e vi chiediamo, se concordate con noi che il sapere è un bene comune, di condividere il nostro canale, il sito e la pagina Instagram con più persone possibili, che siano o non siano sensibili all'argomento. Abbiamo bisogno di voi perché l'unione fa la forza e voi fate parte di questo progetto. Grazie a tutti coloro che sono iscritti al nostro canale. Nel bios trovate tutti i link anche dei prodotti scelti accuratamente per voi da poter acquistare in piena sicurezza. Nel prossimo video parleremo del timo, il cui nome deriva dal greco tumon, cioè soffio vitale. Ciao a tutti e non dimenticate di lasciarci un like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina.